Benvenuti, questo è Crime Room TV, capitolo 4 2013 della grande stagione Crime Room, questo nuovo progetto presentato, inaugurato da Naida Lab, e volevo salutare anche Matthews di Tetrix e tutto lo staff del Crime Room, perché lavoro ce n'è davvero tanto, anche Andrea dietro la telecamera. Oggi abbiamo come ospiti, abbiamo una grande nottata, Jenny e Gianni, vale a dire Plus Beat Recordings, Gianni Sabato e Jenny G. Uno salentino, l'altro partenopeo, quindi ci siamo spostati in due regioni diverse d'Italia per affrontare lo stesso discorso, lo stesso sound, un gran bel sound, quello del Crime Room. E vorrei capire chi dei due deve iniziare a parlare. Io inizierei da Gianni, no? Allora Gianni, innanzitutto benvenuto, ben trovato nel Crime Room. Penso che tu conosca anche già un po' la situazione crime. Sì, sì. E molti ti conoscono anche qui in Salento, ma visto che siamo in video ovunque nel mondo su Crime Room TV, adesso ci parli un po' di che cos'è Plus Beat Recordings. Beh, Plus Beat nasce nel 2008. È nata così, giusto per gioco tra amici, e poi è andata crescendo sempre di più, prendendo sempre feedback positivi da vari guest, ospiti e quant'altro. Quindi, meno male, siamo nel 2013, sono già 5 anni di attività abbastanza positiva. E Plus Beat propone? Questo ci interessa sapere, anzi interessa sapere agli amici. È iniziata più funk, più ausettona. Adesso ci siamo un po' diretti più sulla techno, più acid, più dub, più potenti tra virgolette, sì, diciamo così, sì. Qualcosa che spinge di più. Naturalmente Gianni, di carriera alle spalle ne hai tanta. Dai, dillo che ce l'hai. Faccio parlare di più Gianni, perché Gianni vuole parlare, sì, di me. Si vergogna. No, non è vero. Sì, diciamo che grazie a tutti questi anni, comunque con Plus Beat abbiamo ospitato diversi amici, diversi producer, molta gente veramente forte in questo ambiente. Abbiamo anche il buon Jenny con Paco, che hanno chiuso l'ultimo EP, che diciamo vi parlerà lui. E infatti io passo la parola a Jenny, non voleva parlare, ma io ce lo devo far parlare. Lui è Jenny G, ospite speciale insieme a Gianni Sabato del Crime Room di questa notte, puntata numero 4. E con Jenny stessa domanda, più o meno, nel senso il Plus Beat, perché questa notte è Plus Beat Showcase. Cosa ti ha portato a essere Plus Beat? Nel senso il sound, e non solo, cosa esprimi anche tu suonando nei tuoi set e come Plus Beat Recording? Diciamo che è stato tutto un po' per caso, ci siamo conosciuti l'anno scorso proprio in serata qui in Salento, è nata subito questa amicizia con Gianni, e da lì gli abbiamo fatto ascoltare dei lavori che abbiamo completato in studio quest'inverno io e Paco. A lui gli sono piaciuti, e quindi è nata questa collaborazione sì, tra di noi. Non ti preoccupare, ti faccio parlare poco. Sì, pochissimo. E la mia, cioè, nei suoi confronti è una grande stima. Per me è uno dei ragazzi al momento che merita tanto in Italia, sta facendo cose buone, e siamo qua anche per lui, grazie per a questo lui. Per questo progetto, sì. No, anche perché comunque Gianni è davvero molto molto attivo, non solo sul territorio salentino. Sentivo prima nel backstage parlare Jenny e Gianni, lo so che suona strano, ma è così, Jenny G e Gianni Sabato, di un bel progetto showcase che vorrei che vi svelasse appunto Gianni, perché è qualcosa di molto molto importante, interessante, come l'Italia possa portare anche in grandi palcoscenici un bel progetto salentino partenopeo. Prego Gianni. Sì, ci siamo uniti in questi ultimi mesi per progettare due grossi party, tra cui uno al Sonar con gli amici della Dependence, perché Jenny e Paco sono anche i proprietari della Dependence insieme a Lorenzo, e faremo diciamo un paio di party su Barcellona nel periodo del Sonar Week. Inoltre stiamo chiudendo un'ottima collaborazione sempre con i ragazzi di Outer per fare un altro party insieme con Dependence al Privilege il 29 agosto con Cosmic RG. Verrà anche Paco, ci sarò io, ci sarà una bella unione tra le due etichette. Una bella situazione, ecco, ve l'ho detto io che i ragazzi si muovono tanto. Adesso vado con Jenny, perché è lui l'ospite straniero, diciamo così, di questo Cry Room, e gli voglio chiedere appunto il perché hai accettato il progetto Crime Room, suonare oggi questa sera qui, e cosa vedi di interessante in questo progetto.
cosa ti piace? Beh, diciamo che il progetto in sé è già abbastanza forte e seguito, anche se siamo alla quarta puntata, ha avuto già una bella risposta anche dal pubblico di casa. Poi il fatto di venire qua in Salento e di stare con i miei amici è sempre una gran cosa. Mi piace assai. Quindi siamo qua, diciamo, ne riparlerei dopo. Ah, vabbè, dopo il set, giustamente. Stessa domanda invece la giro a... Anzi, volevo ringraziare ancora una volta Naida Lab, Matthews, tutto lo staff del Crime Room. Mi ringrazio anche da solo, mi sta pentizzando dietro, anche perché anch'io sono qui. Rivolgo la stessa domanda naturalmente a Gianni e ringrazio Jenny e lo congedo. Ti ho fatto parlare poco, dimmi la verità. No, pochissimo. Va bene. Va benissimo. Se vuoi la rifacciamo. No, va bene. Ne può andare, dai. Vediamo se stessa domanda a Gianni, progetto Crime Room, le potenzialità secondo te di questo progetto? Ah, penso sia un progetto molto interessante, che Ilaria abbia fatto delle ottime scelte anche a livello artistico. Comunque dalla prima fino alla quarta sono tutte state ospitate molto interessanti, da Dennis, che è comunque un amico abbastanza fraterno per noi, a Marcello Napoletano, Mela, Guido Nemola, comunque tutti artisti della zona interessanti. Quest'oggi abbiamo la fortuna di avere anche un artista straniero, tra virgolette. Vabbè, un ospite forestiero. Quindi è un progetto che ci auguriamo vada sempre ad altissimi livelli. Peraltro ringraziamo anche Jenny, perché è il primo effettivamente ospite straniero. Sì, basta questo straniero, questo onore del crime. Grazie. Io invece volevo ringraziare e salutare Miss Michela, che la puntata precedente mi ha sostituito perché purtroppo era assente, giustificato, e volevo ringraziare tutto lo staff del Crime Room. Ci risentiamo, ci rivediamo alla prossima occasione con Crime Room e Crime Room TV. Da Mr. Big Things, Gianni Sabato, Jenny G, Plus Beat Recordings, è tutto. Ciao, Crime Room.